Da qualche ora ormai gli ispettori dell'Unione Europea sono chiusi negli uffici assieme alla dirigente Anna Corsello. I funzionari hanno avuto anche un colloquio con l'assessore alla formazione Nelly Scilabra, insediatasi poche settimane fa. Pochi minuti fa è intervenuto anche il Codacons, che ha ricordato che già nel luglio del 2001 il Comitato a tutela dei consumatori aveva presentato un esposto alla Corte dei Conti relativamente proprio alla formazione, un esposto dettagliato con nomi e cognomi di politici e familiari coinvolti nella vicenda. Gli ispettori adesso intendono verificare se le procedure di assegnazione dei fondi ai diversi enti siano state effettuate secondo i requisiti di legge e se i progetti di formazione professionale siano stati svolti con regolarità. Ma è ovvio che il nuovo allarme sulla formazione regionale siciliana, acceso dalla trasmissione Report di domenica scorsa, è relativo alla parentopoli che coinvolge numerosi deputati e loro familiari. Si passano quindi al setaccio tutti i nomi di coloro che hanno incarichi nella galassia di enti beneficiati dalla regione. Il presidente Crocetta intanto conferma di avere disposto il blocco dei finanziamenti e, in alcuni casi, il recupero dei fondi erogati fino a quando non sarà fatta chiarezza sulla realtà dei fatti.